Delle letture di oggi, il Salmo 145 che ascolteremo nella Santa Messa rappresenta una vera e propria preghiera di lode al Signore, recitata ogni giorno nella tradizione ebraica. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. La lode non è la conseguenza di un particolare beneficio ricevuto nell'arco del giorno, ma una disposizione d'animo gratuita, una spontanea dichiarazione d'amore. Il motivo di riflessione di questi giorni è il mettersi in cammino con Gesù, che sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Dio è amore gratuito e ci manifesta il suo amore sempre. Si fa vicino ad ognuno di noi, seguendoci e sostenendoci passo passo nelle prove della vita. Gesù ci lascia fare l'esperienza della nostra incapacità, non già per scoraggiarci, ma per farci sperimentare la straordinaria potenza della sua grazia, che si manifesta proprio quando le nostre forze sembrano non farcela, per aiutarci a capire meglio il suo amore. Dobbiamo avere una totale fiducia in Lui, senza lasciarci bloccare dalla consapevolezza dei nostri sbagli, perché essendo amore, Dio ci rialza ogni qualvolta siamo caduti. Nella prima lettera di Pietro siamo invitati a gettare in Gesù ogni ansia, ogni problema, ogni preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.